Bentornati, cercatori di oscurità. Oggi dovrete sopportare un po' di sabbia nei calzari, perché ci addentreremo nel polveroso deserto per conoscere Jafar, il gran visir del sultano, ma in realtà un uomo con un animo nero come la notte, disposto a tutto pur di realizzare le sue ambizioni. Venite con noi nelle notti d'Oriente. Serpentesco e con un impeccabile stile, Jafar è uno dei villain Disney più acclamati dal pubblico per il suo carisma e il suo impatto scenico. Ci venne presentato nell'ormai lontano 1992, quando nei cinema uscì il film Aladdin, trasposizione di una favola araba nota anche ai marziani. Jafar si muove e agisce nel sontuoso ambiente del palazzo reale di Agrabah, un'immaginaria città mediorientale, stile Mille e una Notte, dove svolge il suo ruolo di Gran Visir, ovvero il più fidato consigliere del sovrano. Un paccioccosissimo e un po' infantile sultano, certo, il quale non sospetta neppur minimamente che quel servitore così calmo e posato stia architettando le trame più losche per detronizzarlo e diventare lui stesso sultano. Infatti, questo villain è in possesso di una mente brillante e colta, come si può intuire dal suo laboratorio segreto, zeppo di marchi ingegni quasi anacronistici, per mezzo dei quali può ottenere visioni e informazioni. Sì, è come pensate, è stato Jafar a inventare Google. Lo stile di questo antagonista è davvero peculiare. La sua figura sottile e longilinea si avvolge nelle forme di una tunica e di un ampio mantello sui toni del nero e del rosso cupo, mentre la sua testa è valorizzata da un sontuoso turbante. Nei modi e nel vestiario ricorda molto una versione orientale e maschile di Malefica, sebbene il suo animo sia meno fosco e sprofondato nel male assoluto, speziato anche da una certa codardia di fondo che lo induce a mandare altri a fare per lui i lavori sporchi. I tratti mediorientali del suo viso sono accentuati, un po' caricaturali, e si compongono sovente in espressioni di sdegno e supponenza, indice che, come molti suoi colleghi del panorama disneyano, anche Jafar ritiene di essere 3 o 4 gradini sopra la massa. Fai una scala mobile sopra la massa, va! Sempre al pari di Malefica, Jafar possiede un pennuto che funge anche da spalla comica per controbilanciare la cattiveria del suo boss. Si tratta di Iago, un pappagallo con qualità davvero particolari, come l'intelligenza umana, la capacità di parlare, eppure un incredibile vigore migratorio, dato che è visibilmente un'ara macao, specie endemica del Sud America, e quindi deve essere chissà come arrivato da laggiù. Iago è tutto quello che non è Jafar, ossia ciarliero, esuberante, rozzo, ma in comune con il padrone un'ossessiva sete di potere e di odio per i biscottini. Il fisico secco e asciutto di Jafar non è adatto a scontri corpo a corpo, ma questa mancanza è ampiamente compensata da 2 elementi. Primo, egli possiede uno scettro magico, capace in una certa misura di controllare la mente altrui, oggetto con il quale riesce a veicolare a suo vantaggio il volere del sultano. E c'è da domandarsi, in effetti, perché non l'abbia usato per indurlo a cedergli il trono? Valle a capire certe logiche di elementi criminali. Il secondo elemento è rappresentato dalla sua mente laboriosa, capace di intessere attorno alle ignare vittime una ragnatela fitta di intrighi e bugie, grazie alla quale manovra il prossimo come fosse un burattino. Gli scopi di Jafar
sono la mera conquista del potere, unita alla pura soddisfazione dei suoi piaceri, e non ci viene data nessuna spiegazione sul perché egli covi tanta crudeltà. Quando conquista il potere, Jafar cambia radicalmente i suoi modi di fare. Le maniere garbate e le gestualità eleganti, ormai non più utili, lasciano il posto ad un agire brutale e violento. Piccola nota. Jasmine, fingendosi perdutamente innamorata di Jafar per distrarlo e dare modo ad Aladdin di prendere la lampada, sarà persino costretta a baciarlo. Trattasi della prima e finora unica principessa ad aver fatto una cosa simile, e non ci aspettiamo che qualcun'altra la imiti, dato che, dalla sua espressione, baciare un villain deve essere piacevole quanto una bevuta di olio di fegato di merluzzo in una tazzina foderata di cactus. È stato uno schifo. Non trascurabile è anche la superbia di Jafar, un sentimento che lo spinge a voler diventare materialmente superiore a tutti coloro che lo circondano, resa evidente dalla scelta dei suoi 3 egoistici desideri: diventare sultano, diventare il più potente stregone del mondo e infine, spinto da un tranello di Aladdin, diventare persino un genio. Accecato dalla brama di ottenere e veicolare una magia sempre più grande e assoluta, Jafar non si rende conto che persino l'essere più potente dell'universo deve soggiacere a certe regole infrangibili. Per questo motivo, proprio nel momento del suo massimo trionfo, quando ogni speranza per i protagonisti sembra sfumata, Jafar viene sigillato proprio da quelle leggi che aveva ignorato e rinchiuso nella lampada incantata. Nelle intenzioni degli autori, Jafar e Aladdin sono due facce della stessa medaglia. Entrambi agiscono spinti dal desiderio di cambiare la propria condizione, mutandola in una più elevata e dignitosa ai loro occhi. Sia uno che l'altro, però, almeno inizialmente per quanto riguarda il protagonista, non effettueranno tale cambiamento utilizzando le proprie qualità, ma di fatto sfrutteranno il genio. Malgrado sia il buono della situazione, Aladdin non ci pensa neanche per sbaglio a usare i 3 desideri che so per far vivere dignitosamente i poveri della città o aiutare gli orfani che pullulano nelle vie, e preferisce giustamente impiegarli per migliorare la propria posizione sociale, intrecciando bugie ed inganni non meno subdoli e ingegnosi di quelli del rivale per conquistare le grazie della principessa. Ciò che davvero li distingue è che alla fine Aladdin arriva a comprendere l'importanza dell'essere se stessi, provando pietà per la prigionia del genio obbligato all'obbedienza. Jafar, invece, è il simbolo in carne e ossa, o meglio, in inchiostro e tempera, di come la tracotanza e l'ossessione di raggiungere la potenza possa miseramente crollarci sotto i piedi. Egli rifiuta se stesso, al punto da tramutarsi in forme sempre nuove, arrivando a gettar via la propria umanità in cambio di poteri che saranno anche la sua rovina. Innumerevoli sono i Jafar che si possono incontrare nella nostra quotidianità, soprattutto in un mondo dove, bene o male, tutti rivaleggiano nella spietata corsa per aggiudicarsi il posto migliore, il piedistallo più alto dal quale poter gongolare e dominare gli altri. La cosa più triste di tutto ciò è che un numero spaventosamente basso ci riesce, e molti, al contrario, precipitano nel momento in cui tale piedistallo, tanto alto quanto fragile, si spezza sotto di loro.